500 posti a sedere, un'acustica sicura e un grande palco. Ecco l'immagine apparsa davanti agli occhi di quanti tra residenti e turisti hanno varcato per la prima volta l'ingresso del nuovo cinema Ferrari di Sapri, che finalmente, dopo 18 anni di fermo e di aspettative, ha aperto i battenti. E lo ha fatto in maniera ospitale, con l'open day voluto dal comune perché tutti potessero conoscere uno dei luoghi simbolo della cittadina del Golfo. È così che dalle 20:30 il cineteatro ha spalancato le sue porte e fino a mezzanotte inoltrata centinaia di persone sono entrate nell'edificio per ammirarlo da vicino, accolte dai volontari dell'ATES. Il vero e proprio taglio del nastro del cinema Ferrari avverrà però lunedì 29 agosto alle 21 con l'evento di apertura del meeting del mare Orfeo e la musica che salva. Quella di ieri infatti è stata soltanto un'anticipazione per informare anche i vacanzieri della disponibilità prossima della struttura ad offrire al pubblico uno spazio di intrattenimento ed educativo. Il Ferrari, oltre a proiettare le pellicole di ultima uscita, sarà un teatro a tutti gli effetti, pronto a ricevere anche spettacoli musicali e di danza e a diventare un punto di riferimento culturale per tutto il Cilento. Il giorno che Sapri attendeva dal 1998 dunque è arrivato. Un avvenimento importante per la nostra città, ha commentato il sindaco Giuseppe Del Medico. Abbiamo deciso di aprire le porte del cineteatro in modo molto semplice, ascoltando l'appello di tantissime persone che ci hanno chiesto di poter entrare nel loro cinema.